Ok. Allora, iniziamo l'esercitazione di oggi. Volevo solo informarvi che sul sito ho provato a predisporre il calendario delle prossime lezioni, visto che poi questi giorni magari non ci si vede così frequentemente perché qualcuno di voi ha l'abitudine di scappare prima della fine delle lezioni. Quindi queste sono le lezioni che ci mancano prima della pausa di Natale. Oggi facciamo le citazioni sui KPI, quindi prendiamo i nostri due esercizi, il tuber e il chip, e proviamo a ragionarci. Martedì ci sarà ancora il laboratorio, poi il corso prevede 12 laboratori più uno finale che di fatto è una simulazione d'esame fatta in laboratorio, che sarà ovviamente l'ultimo martedì del corso, il 12 gennaio. Perdiamo tra virgolette un laboratorio, allora io lo vorrei recuperare nelle ore che abbiamo in aula. Tanto il laboratorio sui KPI si tratta essenzialmente di fare una tabella, quindi si può lavorare benissimo su carta, non abbiamo bisogno del computer. Quindi le due esercitazioni pratiche sui KPI saranno una martedì 22 dicembre e l'altra il 7 gennaio. Freschi freschi, al rientro, il giovedì, in quest'aula, lo usiamo come ore di laboratorio. Quindi vi do il testo di esercitazione, ho portato il PC, visto che però la rete qua non è un granché, magari ve la stampate il giorno prima, il testo, e qua lavoriamo come fossimo in laboratorio essenzialmente, ok? Quindi voi lavorate, girando tra i banchi, si risponde alle domande, eccetera. Quindi in questo modo riusciamo a recuperare quel martedì che abbiamo perso a causa essenzialmente dell'8 dicembre. Tutte le altre ore le usiamo per fare esercizi d'esame, risolvere esercizi corrispondenti ai test d'esame degli anni precedenti. Ok? Quindi questo è ciò che ci separa dalla fine del corso. Cose nuove non ne facciamo più. Ok. Oggi però ci dobbiamo occupare di KPI e quali sono gli strumenti. Beh, da un lato facciamo riferimento sempre a quella mappa concettuale che ci riassume essenzialmente i tipi di KPI che si possono definire in generale su qualunque tipo di processo. Questa è un po' la nostra guida, che ci dà le tipologie, le chiameremo tra l'altro le categorie di KPI che è possibile definire. Un secondo strumento è come, uno schema, un modello, un template di come definiamo questi singoli template. Allora, questo schema noi abbiamo provato a sintetizzarlo in un file Excel che adesso zoomeremo avanti e indietro per riuscire a vedere, che contiene le colonne corrispondenti ai campi che abbiamo definito la volta scorsa. Ricordate che c'era una slide, vi ho detto questi sono i campi che ci interessano. Quindi la categoria fa riferimento a questo schema. Quindi come categoria potremmo dire produttività, ad esempio, oppure, per essere più chiari, efficienza barra produttività, oppure generale barra volume d'ingresso, oppure qualità barra conformità, cose di questo genere, no? Una di queste macro categorie la indichiamo qui. Quindi in qualche modo specificare la categoria colloca il nostro KPI in un determinato punto della mappa dei possibili indicatori. Poi avremo la descrizione, lo scopo, cioè che cosa vogliamo misurare, a che cosa ci serve misurare questo KPI, e un simbolo, un nome breve, un simbolo. Questo serve soprattutto per potervi fare riferimento in altre formule, no? Un nome breve da utilizzare. Poi il succo del KPI ovviamente è la parte di definizione e la parte di fonte. No, la fonte ne abbiamo già parlato estensivamente martedì, ma dobbiamo essere sicuri di convincere, no, chi legge questo, che noi siamo in grado di misurarlo questo KPI, questo indicatore. E quindi
di dire dove andiamo a raccogliere i dati che vogliamo misurare e in che modo, in che metodo. Mentre invece la parte di definizione consiste di una serie di campi a sua volta. Questa è la definizione formale, no? Del calcolo che va fatto. Quindi abbiamo un metodo di calcolo, quindi la descrizione, se vogliamo, sintetica a parole di come ottengo il risultato che voglio. La descrizione più formale, sotto forma di formula, appunto, di calcolo, di passaggi. L'interpretazione. L'interpretazione è la regola con la quale io devo confrontare i risultati che ottengo rispetto a, rispetto a un obiettivo, rispetto a una soglia, rispetto al passato, eccetera, eccetera. E poi la scala, una delle cinque scale di unità di misura, e l'unità in quanto tale, no? L'unità di misura fisica, diciamo così, del numero. A volte può esserci confusione tra lo scopo e il metodo, no? In realtà lo scopo dovrebbe dirti che cosa significa l'indicatore che stai calcolando, no? Nello specifico. Il metodo ti dice qual è l'approccio che hai scelto per calcolarlo, no? Il metodo è un pochino la versione semplificata della formula, te lo dico a parole e poi nella formula ti faccio vedere tutti i passaggi. È chiaro che per indicatori semplici, facili, queste informazioni tendono ad essere quasi ripetute. Per indicatori più complessi invece conviene raccontarlo. Ecco, questa è la tabella, no, di riferimento. Poi in ogni casella andremo a mettere qualche cosa. Questa tabella non dice due cose che in realtà devono essere note a priori, cioè qual è il processo che stiamo misurando e qual è lo stakeholder rispetto al quale lo stiamo misurando. Quindi immaginate che di tabelle di questo genere ce ne possono essere tante, una per ogni combinazione processo stakeholder. Quindi questo è un po' il nostro foglio di lavoro, essenzialmente. Prendiamoci il nostro esercizio solito, il tuber. Partirei da questo perché l'altro mi sembra più semplice, quello dei biglietti. Più semplice in termini di processo, di stakeholder, eccetera. E ce lo ricordiamo abbastanza, del quale abbiamo fatto tutto già, no? In particolare abbiamo già tutti i processi definiti. Avevamo un diagramma, quattro diagrammi di attività che corrispondevano ad altrettanti processi: il processo di trasporto, il processo più semplice in cui il guidatore a fine mese viene pagato, il guidatore può aggiornare le disponibilità in qualunque momento e il gestore può decidere in merito alla bontà o meno dell'operato dei singoli guidatori. Questi erano i processi che avevamo identificato all'epoca. E avevamo identificato come attori di questo sistema tre figure: guidatore, passeggero, gestore, che ovviamente oltre ad essere attori saranno anche stakeholder di questo sistema. Tutti e tre. Non c'è nessuno di questi che abbia un ruolo puramente esecutivo, lo faccio perché lo devo fare, perché mi dicono di farlo. Tutti e tre hanno un interesse nel buon funzionamento del sistema, quindi oltre che attori sono anche i nostri tre stakeholder. Non ne vedo altri, altre figure che non siano attori. In generale è possibile avere uno stakeholder che non interagisce col sistema, non lo usa direttamente ma ne è interessato. In realtà non ne vedo altri, già il gestore stesso che però per una parte interviene anche nel sistema. Quindi questi tre signori, ho tirato fuori questo diagramma dei casi d'uso per tanto fissarci in mente che noi di stakeholder che rispetto ai quali ci interessa valutare i processi ne abbiamo tre. Quindi noi in qualche modo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inventarci un pochino una matrice in cui decido quali sono i processi considerati,
e quali sono per ciascun processo gli stakeholder. Quindi gli stakeholder abbiamo detto che possono essere il gestore, può essere il l'abbiamo chiamato guidatore, possono essere il passeggero. Corrispondono a questi tre figure, a questi tre attori. Quindi questi sono gli stakeholder. I processi che consideriamo quali sono? Quindi i processi di cui andiamo a misurare il KPI. Beh, prendiamo dei processi significativi, no? Un processo potrebbe essere quello principale, quello di viaggio, no? Trasporto. Se vado a vedere gli activity diagram che abbiamo fatto, quello di trasporto è quello più complesso, in cui tra l'altro sono coinvolti il passeggero e il guidatore, ma non il gestore. Il gestore sarà ovviamente uno stakeholder, ma non un attore partecipante. E io in questo sistema di trasporto, in questo processo di trasporto, metterei dentro, se siete d'accordo, anche la definizione della disponibilità. Cioè, definire i KPI solamente per questa parte lo vedo molto difficile. Questo alla fine fa parte del flusso di trasporto, perché era il modo per definire l'elenco, lo vedevamo qua, se vi ricordate qualcosa di cui avevamo fatto, parlavamo di guidatore disponibile, e quindi in quel momento andavo a interrogare l'elenco dei guidatori che avevano dichiarato la propria disponibilità. Come facevano a fare a dichiarare questa propria disponibilità? Abbiamo detto, è un'attività che avviene asincrono, in modo asincrono, senza nessun vincolo temporale rispetto alla richiesta di trasporto, quindi la mettiamo in un processo parallelo. Però questi due processi alla fine, questi due, fatemelo dire meglio, questi due activity diagram in realtà rappresentano lo stesso processo di business, no? Sono abbastanza insieme. Quindi io, quando parlo di processo di cui misuro i KPI, li metto insieme. Quindi definirei il processo che è trasporto più disponibilità. Poi ho altri due processi di cui so poco, in realtà ho modellato poco, perché loro internamente potranno essere sicuramente complicati, ma per noi li abbiamo solamente abbozzati, che sono separati. Ad esempio, uno è il processo del pagamento ai guidatori. Ricordiamo che al passeggero il pagamento, cioè il fatto che lui paghi, avviene in tempo reale durante il trasporto, quindi fa parte del processo di trasporto. Questa invece è una parte separata, avviene a fine mese, avverrà con modalità diverse, eccetera. Quindi ci sarà il pagamento guidatori e, come ultimo, il processo di valutazione dei guidatori. Adesso, sulla parte di pagamento, sulla parte di valutazione, noi abbiamo indicato qualcosa di molto molto semplice. In realtà la parte di pagamento probabilmente è molto più complessa. Il guidatore si deve registrare, deve indicare le proprie modalità di pagamento, magari il contratto prevede che tu abbia un minimo e un massimo mensile. Non lo so, non ci abbiamo pensato, perché l'esercizio ci guidava, no, a sviluppare più la parte di trasporto. Quindi, come dire, al di là del fatto che questo processo disponibilità e questo processo pagamento sembrino uguali, nel senso che sono minimali, quello di disponibilità è minimale ma è finito così, non fa altro. Quello del pagamento guidatorio è minimale perché non abbiamo approfondito. Quindi, mentre l'altro lo annego in quello del trasporto, questo lo manterrai vivo perché ha un suo senso, no? E così come anche quello della valutazione dei guidatori, che probabilmente nel suo complesso
è un processo, un procedimento anche più articolato. Cioè, innanzitutto ciò che ho indicato qua nel diagramma di attività è una valutazione periodica ex post, cioè tu dopo un mese o due che hai guidato vado a vedere le tue valutazioni. Probabilmente avrò anche una valutazione all'ingresso, cioè chi è che accetta a fare guidatore? Chiunque? Magari verifichiamo se ha la patente, no? Magari verifichiamo se non ha fatto troppi incidenti negli ultimi 12 mesi, magari ho compiuto un processo di questo genere, che non abbia magari troppi incidenti penali sulla sua storia e cose del genere. Quindi anche questo è un processo che probabilmente è più complesso di quanto non siamo riusciti a modellare qualche mese fa quando ci abbiamo giocato facendo gli activity diagram. Quindi per il perimetro, diciamo così, del sistema che abbiamo descritto, identifichiamo, abbiamo identificato tre stakeholder e tre processi. Quindi per ciascuno di questi, in ciascuna di queste caselle, potremmo immaginare, se avessimo tanto tempo di farlo, lo potremmo fare, indicare uno o più indicatori che misurino la bontà di quel processo dal punto di vista del gestore, ne metto alcuni, dal punto di vista del guidatore che saranno diversi e così via. Poi non è detto che alcuni KPI non siano condivisi, cioè lo stesso KPI di interesse del gestore e anche del guidatore, ad esempio, ma in linea di massima possono essere diversi. Eventualmente già in questa fase possiamo immaginare alcune esclusioni. Ad esempio, io non riesco proprio a immaginarmi come il passeggero possa essere in qualche modo interessato al processo di pagamento di guidatore. Non mi sembra che sia uno stakeholder di quel processo, il passeggero. Quindi noi in generale abbiamo identificato gli stakeholder del sistema. Poi a ciascun processo ci sarà un sottoinsieme di questi stakeholder che sono effettivamente coinvolti, interessati. Mentre la valutazione dei guidatori sì, interessa al passeggero, no? Perché gli interessa che chi lo carica sia una persona che fa il proprio lavoro correttamente, non un delinquente, che lo trasporti e non lo derubi, ad esempio. Però ad esempio la casella di cui ho messo la X non esiste, non abbiamo degli indicatori. Allora, quando siamo in sede d'esame, quello che vi chiediamo, una domanda per come la formuliamo, vi diciamo già qual è la casella che vogliamo. Quindi in quel caso vi diremmo, si valuti ad esempio i, normalmente la domanda dice i tre KPI più significativi per il processo di trasporto dal punto di vista del guidatore, come esempio. E quindi vi chiediamo, parati in quella casella e prova a immaginare i tre KPI che dal punto di vista del guidatore sarebbero più importanti nella valutazione del processo di trasporto. Qui all'esame non facciamo tutta la matrice, ma vi chiediamo di approfondire una casella che vi diamo già noi, decidiamo già noi. Vabbè, ho fatto questo esempio, partiamo da qua, tanto vale partire da qualche parte, bisogna partire. Quindi proviamo a metterci qua, in questa casella. Evidenziamo così ci salta all'occhio. Allora, il processo è quello di trasporto, ve lo ricordate che c'è il passeggero che chiama la cosa con l'app, i guidatori vengono interrogati se sono disponibili o no, cioè i guidatori che sono disponibili vengono interrogati, gli altri no, ma il guidatore in ogni momento può darsi disponibile o non più disponibile. Poi a un certo punto, quando accetta, deve prendere il passeggero, portarlo alla destinazione, e una volta alla destinazione il passeggero valuta la corsa e in automatico viene decrementato il suo credito. Questo è il processo in versione iperriassunto. Quali sono degli indicatori che possano aiutare il
guidatore allora, quando parliamo dei KPI più significativi ovviamente non sono quelli generali. I generali teniamo come riferimento, ma non sono la risposta alla domanda. Li useremo eventualmente per calcolare gli altri indicatori che ci interessano. Quindi nel caso in cui dovessi identificare, insomma, magari un indicatore di produttività, mi servono i volumi e allora definirò nella tabella anche come definisco i volumi. Quindi, però questo non è l'indicatore obiettivo, ma è un passo intermedio per il calcolo, se vogliamo. Quindi magari per indicare tre KPI nella tabella ci saranno 4-5 righe, di cui le prime sono quelle generali che mi servono per definire gli altri, che sono quelli effettivi. Non mettetemi qua all'esame i KPI generali da soli, perché dico vabbè, tanto non ci puoi fare nulla perché sono indicativi del contesto e non tanto del processo. Allora, il guidatore nella fase di trasporto. Possiamo rapidamente, mentalmente, no? Scorrere questa matrice, soprattutto la parte di destra, e farci venire in mente possibili indicatori, cioè facciamo una fase esplorativa e vedremo che alcuni li tenderemo ad escludere perché al guidatore non interessano o interessano pochissimo, o perché nella parte di trasporto, nel processo di trasporto che stiamo considerando adesso, sono poco rilevanti. Altri invece sono promettenti, teniamoli da parte, teniamoli a mente, e poi tra quelli promettenti sceglieremo quelli che ci sembrano più importanti. Però già anche facendo questa carrellata dobbiamo, di fatto quello che faremo è dare un significato concreto alle parole che qui sono generiche. Costo per unità, no? Già costo per unità, allora il costo in termini di soldi, in termini di benzina, di consumo dell'auto, di tempo. Come lo posso misurare il costo? Dal punto di vista del guidatore. Per unità, l'unità cos'è? Eh? Le auto che ho a disposizione? Le persone che trasporto? I viaggi, le chiamate, no, che ho te, che ricevo? Unità di servizio? Oppure unità di risorse? Ciascuna combinazione di queste parole porta un indicatore diverso, sempre nella categoria costo, efficienza barra costo unitario, no? Uno potrebbe essere, vabbè, mi metto a fare il guidatore, quanto costa una macchina? Fino a ieri usavo la panna scassata, ma non la posso usare se voglio fare quello. Allora devo comprare una macchina. Costo unitario, l'unità è l'autoveicolo che mi serve, il costo sarà il suo prezzo di mercato. È un indicatore possibile, che il guidatore interessa. Chiaro che è un indicatore un po' statico, non evolve, non cambia, una volta è sicuramente un indicatore che dal punto di vista economico è importante. Oppure posso misurare il costo di un viaggio. Cioè ogni volta che accetto un servizio, quanto mi costa? In termini di tempo, ad esempio, il tempo è una risorsa, quindi ha un costo, in termini di soldi, cioè benzina, consumo delle gomme, dell'olio, eccetera, cioè chilometri essenzialmente. Questo è un indicatore che probabilmente è utile, perché poi lo andrò a raffrontare con le entrate. Cioè, okay, a me costa 6 euro
ma per quel servizio quanto vengo pagato? Vengo pagato 5, allora aspetta un attimo, vengo pagato 6,2, forse non mi conviene, vengo pagato 12, beh allora comincio a pensarci. No? Quindi quello potrebbe essere un indicatore. Quindi il ragionamento che facciamo in questa fase è metterci lì di fronte a ciascuna di queste definizioni generali e provare a calarle nello specifico. Cos'è l'unità, cos'è il costo, quali combinazioni hanno senso. Chiaramente ci facciamo guidare anche dal buon senso, proprio mettiamoci nei panni del guidatore. Dimmi. Ma non dovrebbe essere nel senso del percorso del viaggio dal punto di vista del gestore? Cioè nel senso il gestore che vuole guadagnare il guidatore fa il suo lavoro. Il guidatore però nel fare il suo lavoro ha un costo anche lui. Io non sto pensando al costo del viaggio, cioè il prezzo che paga il passeggero, ok? Ma il costo vivo che sostiene il guidatore nel trasportare il passeggero. La benzina ce la mette il guidatore, no? A lui costa questo. C'è un prezzo del viaggio che viene pagato. Poi di solito da questo prezzo defalchiamo il margine per il gestore, il resto viene girato al guidatore. Questo è il ricavo del guidatore. Qui siamo dal punto di vista del guidatore. Quindi quello che dici tu è più legato al ricavo del guidatore. Poi c'è anche il costo. Il ricavo del guidatore è sicuramente importante, ma sarà un indicatore non del processo di trasporto, bensì del processo di pagamento, perché di là che prende i soldi. Quindi al netto del margine del gestore, il ricavo del guidatore coincide col costo del passeggero. Vedete che a seconda del punto di vista in cui mi metto, le stesse cose assumono un'interpretazione molto diversa, no? Il costo unitario, dicevamo. La produttività in questo caso è quanto output produco con ciascuna risorsa. Ah, ci sono alcune risorse, tipo l'auto, l'automobile, no? Che è una. Quindi se io gestissi una flotta potrei dire allora quanti trasporti riesco a fare con 10 macchine. Ma visto che è una macchina sola, non ha molto senso usare quella come base della misurazione, perché a questo punto la produttività di una sola macchina coincide col volume di output. È un indicatore di volume, visto che la risorsa non è modulabile. Non è. Se invece con unità intendo l'unità di tempo, quanti trasporti faccio per ogni ora o per ogni giornata di lavoro, però visto che io posso essere disponibile o non disponibile, conviene commisurarlo al tempo netto per il quale io ero disponibile. Se in una giornata intera ero disponibile solamente per 5 minuti e non ho fatto trasporti, colpa mia. Ecco, quando pensiamo a questi indicatori, è più facile, diciamo, forse fare riferimento a quello del costo, il costo di un viaggio. Di un viaggio. Io qua penso alla misura che prendo. Faccio un viaggio, quello mi costa 6 euro tra benzina, eccetera. Poi faccio un altro viaggio, ne costa di più, ne costerà di meno. Questa è la misura singola della singola unità, in questo caso di servizio erogato. Adesso ragioniamo in termini di quantità che misuriamo. Ovviamente quando definiremo l'indicatore dovremo dare una modalità di aggregazione di questa quantità. Cioè la misura è il costo del viaggio, l'indicatore sarà la media, il valore medio del costo del viaggio, ad esempio. O il massimo, oppure no, il primo e il terzo percentile, per dire, dei dati aggregati statistici che sono costruiti a partire da questa misura. Inizialmente conviene concentrarsi sulla misura, no? Quando ci ragiona, perché è più vicino al processo. Poi una volta che ho deciso che quella misura è importante, mi chiedo come la aggrego, come trasformo una serie di numeri, uno per ogni servizio, in un numero unico da riportare a fine mese.
Allora, proviamo magari a portare avanti questo esempio qua, che è semplice, il costo unitario del servizio. Poi andiamo a vedere altri indicatori possibili. Questo mi sembra uno facile da capire e tutto sommato importante. Quindi, dov'è il mio Excel? Qua. Definisco un indicatore il cui scopo sia valutare il costo unitario, costo vivo, di un servizio. Di un servizio vuol dire poco, relativo all'erogazione di un servizio, un singolo servizio. Per il guidatore. Qui è tutto per il guidatore. Alla prima casella lo scrivo, ma lo scrivo tra parentesi perché ricordiamoci di lasciarlo sottinteso. Per il guidatore. Chiusa parentesi. Ma questo è un indicatore della categoria, l'abbiamo visto prima, efficienza costo unitario. Quindi efficienza costo unitario. E diamo un simbolo a questa cosa qua, no? Potrebbe essere CS, costo del servizio, non so. Siamo d'accordo che è importante per il guidatore conoscere il costo unitario, cioè quanto spende per ogni servizio? Sì. Come lo calcoliamo? In base ai chilometri percorsi. La misura diretta del costo non ce la posso avere. Se supponiamo che il costo sia dominato dal costo del carburante, ad esempio, non magari dall'ammortamento, dal consumo del mezzo, ma potrei anche tenerne presente, il costo del carburante non ce l'ho. Non posso pensare che a valle di ogni servizio vado a rabboccare in pieno, così vedo quanti decilitri di benzina ho consumato. No, avrebbe senso magari se sto facendo trasporti a lunga distanza. Milano-Genova, allora faccio mezzo pieno, e allora faccio il pieno alla partenza, il pieno all'arrivo e vedo quanti soldi devo metterci per riempirlo. Ma trasporti brevi tipo taxi in città, la quantità unitaria è risibile. Quindi il nostro metodo di calcolo sarà quello di far riferimento indirettamente ai chilometri percorsi e poi avere un fattore di conversione che dica: se hai percorso tot chilometri, questo sarà il tuo costo. Coefficiente che in qualche modo ci dobbiamo inventare, conoscere, studiare, provare, sperimentare. E poi dipende sempre dal tipo di trasporti che fai, perché non è un coefficiente universale quello. In una città col traffico congestionato, a parità di chilometri consumi più carburante che non su una strada extraurbana, vai a 70 all'ora tranquillo, è il minimo di consumi possibili che puoi immaginare per chilometro, no? Oppure se sei in una zona di collina o di montagna, questi valori saranno diversi. Però, stiamo mescolando due cose. Noi stiamo dicendo, tu stai chiedendo come faccio a calcolare quel coefficiente lì.
che però non è di per sé un indicatore. È un dato, è un dato, che posso pensare di misurare. No, io dico in relazione al metodo. In relazione? Al metodo. Cioè nella formula inserire, inserire una registrata all'applicazione. Prendo il ogni top, quando si deve calcolare il chilometro di giro che faccio, il chilometro del viaggio è... Ecco, il chilometro al litro però come li conosco? Dalla macchina registrata sulla... La macchina avrà una sua storia di dati. La macchina avrà? La sua storia di dati dalla quale posso fare il computer del giorno. Allora, noi abbiamo una scuola che è quella dei precisini che dice la macchina sa tutto. No, certo. Allora, quelle, sono due scuole diverse. Allora, fatemela esplicitare. La prima scuola dice la macchina sa tutto. Quindi alla fine di ogni viaggio la macchina sa, perché c'è il computer di bordo che me lo dice, quanti millilitri, no? Quante goccioline di carburante ci ha messo e anche quanti chilometri ha fatto. Quindi posso usare quel dato lì preciso. Poi vabbè, ci metto la moltiplica del prezzo del carburante della giornata, ma quello è un dato che si trova facilmente. Gli altri dicono, ma guarda, prendiamo una misura media, magari vediamo per un mese o due quanto consumi, quanti chilometri fai, faccio la divisione e ottengo un coefficiente medio indicativo che poi uso per tutti i viaggi. Quindi ci sarà il viaggio in cui magari ho fatto più coda, più semafori rossi, quindi avrò in realtà consumato un po' di più della media, l'altro viaggio, visto che è una media, nell'altro viaggio avrò consumato un po' meno, ma uso un coefficiente che a questo punto diventa costante. Una volta che l'ho calcolato, è costante, magari lo ricalcolo una volta ogni sei mesi. Però, cioè sarebbe poi l'indicatore, riferito a quello che diceva l'altra volta, cioè diventa uno strutturabile. Così sarebbe molto più, cioè un metodo diciamo, precisino sarebbe molto più strutturabile. Allora, il problema del metodo precisino... Il problema, allora, alla fine quello che stiamo dicendo è moltiplicare il chilometraggio per il costo al chilometro e dopodiché ho le due opzioni, uno del singolo viaggio oppure opzione 2 inteso come valore medio. Vanno bene tutte e due. Vuol dire che ogni volta questo coefficiente per cui moltiplico, se sono la versione 1, no, quella precisa, ogni viaggio avrà un coefficiente leggermente diverso che mi dice la macchina. La versione 2 invece tengo un coefficiente unico, avrò un errore ovviamente di misurazione e di valutazione maggiore, ma sarà uguale per tutti i viaggi. Il mio problema qual è con la versione 1? Che teoricamente mi piace molto di più, perché mi dà il costo reale. Il mio problema con la versione 1 sta là in fondo. La fonte di quel dato, questo valore non lo calcolo io a mano, è un indicatore che vogliamo che il sistema informativo calcoli per tutti. Allora, ce l'ho io quel dato? Può il sistema informativo ottenerlo? Allora, i chilometri percorsi riesco a ottenerli non dal contachilometri della macchina, ma dall'applicazione che i miei guidatori sono obbligati ad avere. E quindi l'applicazione si succhia quel dato, non sarà mai preciso, perché il GPS non conta ogni singolo giro della ruota, però ha un errore. Ma quanti litri, o millilitri, insomma, di benzina sono stati consumati negli ultimi 10 km? La macchina lo sa, se è una macchina con modello, con computer di bordo, eccetera. Ma il mio sistema informativo no.
Cioè, o prevedo di non dare solo l'app al guidatore, ma anche una scatolotto da mettere alla macchina che si integra con sua, e poi dipende da che modelli di macchina, e poi, no? Comincia a costarmi essere precisino, no? In questo caso specifico. Perché per avere quel dato analitico devo avere un collegamento informatico, diciamo, tra l'app, che poi a sua volta è collegata col sistema centrale, e l'auto, che ha quel dato. Brucia, eh? Brucia essere nel 2015, con l'internet delle cose, il cloud, tutto quello che volete, e poi c'è un dato che c'hai lì, dentro una centralina della macchina su cui sei seduto, e non riesci quel dato a prendere da lì e metterlo dentro il tuo telefono. Deve fare 20 cm quel dato, dal cruscotto al telefono, e non ce la facciamo però. Oggi non c'è un modo, come si dice, cost effective, no? Efficace dal punto di vista dei costi, per ottenere quelle informazioni. Alcuni modi ci sono, non so se voi cercate, ci sono, come si chiama, OBD forse, mi pare che si chiami. Le macchine più recenti hanno poi tutta una porta che è quasi sempre sotto l'accendisigari, si chiama porta OBD, con un connettore speciale standardizzato con cui, se andate all'elettra auto per fare l'operazione, lui si aggancia lì e vi dice: ah, qui la centralina motore, devo resettarla, ci sono gli errori, eccetera. Questa porta è standardizzata, trovate in giro, se la volete comprare, uno spinotto che converte quella porta OBD in USB, la potete infilare nel telefono e da lì vedere i dati della centralina. Ma poi ovviamente ogni modello di auto avrà i suoi dati, avrà i suoi... Qualcosa c'è, non c'è proprio nulla, però comincia un po' a complicarsi, no? La Panda non ce l'ha, forse quella nuova sì, ma... Quindi, noi dobbiamo sempre fare i conti con la realtà. Avere il costo effettivo di ogni singolo viaggio pone un'altra serie di vincoli operativi che non vogliamo sostenere solo per calcolare questo indicatore, quando soprattutto ho un altro metodo, per carità, più draconiano di calcolarlo. Quindi in qualche modo, in funzione della, che ne so, vai a prendere quattro ruote, una rivista specializzata del settore, ti danno i consumi nominali, i chilometri al litro per i vari modelli di vettura. Puoi usare quelli, eventualmente. Oppure non ti fidi e dici: no, ma io però guido meglio, oppure la mia situazione è diversa, e allora per un mese ti segni ogni volta che vai alla pompa quanta benzina metti, alla fine del mese conti, vedi quanti chilometri hai fatto e dici: ok, nel mese scorso il mio coefficiente sarebbe stato questo. Te lo calcolo e te lo immetti. Quindi in questo caso specifico io direi che dobbiamo trovare un indicatore. C'era? Quello là che... Un indicatore che sia facile da calcolare. Poi altro è il calcolo di questo indicatore, che se vogliamo potrebbe essere messo tra i generali, che non è un indicatore di volume ma è un indicatore di risorse in un certo senso. Ok, moltiplicare per il costo al chilometro inteso come valore medio, che terrà conto del carburante e dell'usura veicolo. Questo coefficiente dovrà tenere conto di tutto, quindi diventa anche più difficile valutarlo in modo puntuale, no? Per tenere conto che ogni 40.000 km devo cambiare pastiglie dei freni. Ok, allora,
il calcolo, il calcolo quindi è la moltiplicazione tra due cose. Di cui uno è questo famoso coefficiente. Allora, per semplificarci le formule, possiamo definire questo coefficiente, diciamo, k chilometro, diciamo così, la costante di costo al chilometro, che è costante con una t sola, che è una costante di tipo generale, perché è venuto grassetto, lo sa solo lui. Quindi lo definisco solo così, solo per definirlo, non è un vero KPI, ma così mi definisco il simbolo KKM, che è la costante di costo chilometrico. Dopodiché questo metodo di calcolo, non ho ancora finito, mi dà un numero ogni viaggio, giusto? Questo numero lo devo prendere complessivamente, devo aggregare tutti questi numeri. Allora, un modo può essere quello di fare la media. Ok, preso in valore medio. Cioè, il valore medio è la somma di tutti questi costo al chilometro moltiplicato chilometri percorsi per tutti i viaggi diviso il numero di viaggi. Quindi mi interessa anche il numero di viaggi. Numero si chiama T, trasporti, perché per noi si chiama trasporto, non viaggio. Generale, anzi, questo è un indicatore generale che è un volume di output, che sono numero di trasporti effettuati. Quindi, avendo questo, forse riusciamo a scrivere la formuletta che dice la somma di chilometri percorsi per k chilometri, k chilometri, il tutto diviso il tutto diviso nt. Diciamo che Excel non è il massimo per fare queste cose, un foglio di carta viene molto meglio. Somma su che cosa? Sui trasporti dei chilometri percorsi in quel trasporto t, diviso il numero dei trasporti. Quindi se T è un trasporto, NT non è altro che il conteggio dei trasporti, quanti ne ho fatti. Quindi il numero di trasporti, NT, lo definisco come conto quanti trasporti faccio. Per ogni trasporto T posso calcolare i chilometri percorsi di T. Ricordate nelle slide delle unità di misura dove c'era un MDE, una misura che faccio su un'entità. Ecco, questi sono due tipi di misure. Sull'entità T trasporto conto quanti ne sono, conto quanti chilometri corrispondono a quel trasporto specifico. Sono vari attributi diversi che posso estrarre dall'entità trasporto. Poi io qua uso l'underscore anche il pedice, perché in Excel non si riesce a scrivere una formula decentemente.
Allora, questa somma divisa n t di fatto è la media, potrei anche scriverla come media, average su t di quella, no? L'importante è che sia chiaro cosa sto calcolando. Questo mi dà un valore, qual è l'unità di misura? Partiamo da questa che è più facile. Un euro o euro per viaggio, se vogliamo. Dico se euro, posso indicare euro, è giusto, posso indicare euro su viaggio, è giusto lo stesso, viaggio è una quantità assoluta, a dimensionare, è un conteggio, quindi la misura vera è l'euro. Poi se voglio essere più a scopo di documentazione, più chiaro, dico euro per viaggio. Ma dimensionalmente non vale niente questo, no? Non c'è un'unità di misura del viaggio. Il viaggio è uno, è una quantità assoluta, quindi. Ecco, già che siamo qua vicino in questa casella, la scala, e cosa sto misurando alla fine? I chilometri percorsi. I chilometri percorsi è una scala nominale, ordinale, intervalli, rapporti o assoluta? Ho perso. Rapporti. Eh? Perché non sto contando una quantità assoluta, conto i passi, conto i chilometri che hanno un'unità di misura, che può essere chilometro, miglio, centimetro, eccetera, e quindi a seconda dell'unità di misura che scelgo avrò un valore che sono riconducibili in modo proporzionale uno all'altro, ma con ciò che in qualche modo caratterizza la scala dei rapporti è che lo zero è sempre zero. In qualunque modo io lo misuri, i chilometri percorsi o la distanza percorsa è sempre, se è zero in metri lo è anche in miglia, lo è anche in giri ruota. Ok, l'interpretazione. Allora, noi avevamo un obiettivo: stimare il costo vivo per il guidatore relativo all'erogazione di un singolo servizio. E questo è un numero. Se questo numero è 10, 10 euro per viaggio, è tanto o poco? Dipende, no? Dove l'ho portato, che viaggio ho fatto. Se questo numero è maggiore di quello dei miei colleghi, cioè so che in media tutti i guidatori hanno 6 euro e io ne ho 12, allora qui può darsi che io abbia una macchina scassata che beve anche mia nonna di traverso e allora costa di più, o può darsi che io serva la zona di collina Moncalieri, San Mauro, Pino, tutto, sei sempre su e giù dove non fai mai meno di 15 km, ho scelto di lavorare lì, è ovvio che consumerò di più, ma non è che consumo di più, sì, forse perché la strada c'è la salita e la discesa, ma perché i miei viaggi sono più lunghi, no? Dovrei rapportarlo anche alla lunghezza dei viaggi. Quindi dobbiamo, nell'interpretazione dobbiamo riuscire a darci un metodo di confronto che mi permetta di dire come sto andando adesso, va bene o no? Sono abbastanza
questo è un indicatore di costo unitario, quindi sono abbastanza economico nel termine di spese, di costi. Ecco, rispetto a che cosa? Il confronto lo posso fare rispetto ovviamente a delle condizioni confrontabili, quindi ho altre persone che facciano esattamente la mia stessa area di servizio, stessa mia area in cui voglio guidare, se ci sono, se riesco a identificarle, oppure sicuramente un confronto uniforme con me stesso, cioè teniamo sotto controllo i costi. Quindi l'interpretazione che potremmo dare è che sicuramente più è basso meglio è. Quindi il costo dovrà essere, è un costo, quindi dovrà essere il più basso possibile. E in ogni caso in linea con il passato recente. Diciamo così, non troppo diverso rispetto allo stesso indicatore misurato per lo stesso guidatore nelle settimane precedenti o nei, non mi piace settimane, nei periodi, perché poi non so se sono giorni, settimane, mesi, questo lasciamolo decidere, nei periodi precedenti. Quindi vado a vedere due cose. Uno, beh, se ho un costo minore sono sempre più contento, a parità magari di servizio erogato, ma in ogni caso quello che mi interessa è che il mio costo non cominci a aumentare troppo, perché allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, oppure perlomeno sono io che ho deciso di accettare. Ricordatevi che è sempre il guidatore che decide di accettare o meno il servizio. Allora ho deciso di accettare servizi più lunghi perché magari mi accorgo che rendono di più, sarà una mia scelta. Allora è ovvio che mi aspetti di vedere questo costo aumentare, ma dall'altra parte avrò anche i ricavi che aumentano. Preferisco fare 3 viaggi più lunghi che 18 corti, così mi tolgo il pensiero, guido più tranquillo. Può darsi. Quindi questi indicatori, questo esempio va bene anche per evidenziarlo, non sono cose che se varia, se aumenta è un disastro, suona l'allarme. Il destinatario di questi indicatori sono sempre gli occhi e la mente di qualcuno che capisce cosa sta succedendo. Aumenta perché ho deciso di accettare servizi di tipo diverso. Oppure aumenta perché ha raddoppiato il costo della benzina. Cioè, vado sempre a vedere le cause di questa cosa. Se aumenta per cause impreviste, allora vuol dire che c'è qualche cosa nel processo che non sto tenendo sotto controllo. Allora magari è meglio se vado a capirlo. Quindi il lavoro da fare è quello di correlare le variazioni dell'indicatore o l'interpretazione dell'indicatore più in generale, cioè variazioni rispetto al passato, rispetto a soglie di riferimento, alla luce delle decisioni prese. Okay? Quindi al limite io potrei avere un sistema automatico che mi avvisa, guarda che è variato più del 20% rispetto al mese scorso. Poi lo guardo e dico bene, sono contento perché era ciò che volevo. Oppure mi preoccupo e vado a rivederlo. La fonte, che è l'ultimo pezzo che ci manca, direi, per questo indicatore, è l'applicazione. No? I dati GPS raccolti dalla app guidatore. Posso anche essere più preciso, perché io nel modello concettuale, che da qualche parte c'è,
avevo la classe viaggio, posizione partenza, posizione arrivo, no, non ce l'ho, non ci avevamo pensato. Allora, qua eventualmente, anzi non possiamo, dobbiamo aggiungerlo, perché è un bel da dire, sì, lo calcola l'app guardando il GPS, bravo, l'app lo calcola, poi quel numero lì, se non lo salvo da qualche parte, scompare. Non me lo posso ricordare a fine mese, perché io questi indicatori devo poter calcolare e ricalcolare ogni volta, e quindi devo avere il dato disponibile. Questo mi dice che probabilmente a livello di viaggio conviene salvarsi i chilometri percorsi. C'era anche in qualche modo scritto tra le righe che il prezzo finale poteva essere diverso da quello previsto, perché magari il numero di chilometri percorsi era diverso. Noi abbiamo salvato il prezzo finale, ma non abbiamo salvato, non ci abbiamo pensato, quel giorno ci mancava un po' di onniscienza, chilometri percorsi. Che è un numero reale. Allora l'app alla fine del viaggio, che avrà misurato ovviamente i chilometri effettivamente percorsi attraverso il GPS, manda questi dati al sistema informativo, il quale li salva qua. Tra l'altro gli serve quel dato, perché è il dato attraverso il quale il sistema informativo appunto calcola il prezzo finale. Quindi questo lo possiamo anche esplicitare dicendo la classe viaggio punto chilometri percorsi. Quindi che scriviamo la parte di sopra o che scriviamo semplicemente viaggio chilometri percorsi è uguale, la stessa cosa, l'importante è che ci sia quel dato. Però questo è un dato che già avevamo, ma buttavamo via perché non sapevamo che ci servisse. Vedete che ci siamo resi conto, non ci costa niente aggiungere un modello concettuale, perché tanto l'app ce l'ha già, non devo collegare alla macchina cose strane. Ok? Se si può, conviene essere preciso. A volte capitava all'esame, magari a volte per fretta, che uno scrive fonte sistema informativo. Beh, certo, e chi se no? È una sibilla cumana. Però dove nel sistema informativo? E questo è un indicatore, dicevamo, di costo, che fa parte della categoria efficienza, dove ho indicato, ho interpretato costo come costo in denaro vivo per i trasporti, come unità l'unità di trasporto. Io avrei potuto definire anche il costo per chilometro, cioè intendere come unità non il singolo viaggio ma il singolo chilometro percorso, e avrei trovato un indicatore diverso, molto meno significativo. Perché il costo per chilometro dipende poi dalla macchina, dal percorso che faccio, non tanto dai servizi che prendo. Quindi è molto meno influenzabile a livello di processo. Se voglio migliorare il costo chilometro, compro una macchina più efficiente. Oppure accetto solamente passaggi in discesa, non so. Mentre invece il costo del servizio... Ecco, immaginiamoci, mettiamoci nei panni del viaggiatore, no? Del guidatore. Tanto per chiarire il discorso che facevamo la volta scorsa sulla segmentazione. Io sono lì, sono dentro questo sistema, ho accesso a un sistema di analisi che mi tira fuori questo KPI e dico: come faccio a guadagnare di più? E allora provo a vedere. Ok, proviamo a dividere,
faccio calcolare questo indicatore per i viaggi più corti di 10 km e più lunghi di 10 km. Proviamo a farci calcolare questo indicatore per i giorni feriali e per i giorni festivi. No, applico la stessa formula, dove però l'insieme di trasporti che considero è diverso. Segmento questa formula sulla base di proprietà del trasporto, del valore su cui, della popolazione. La mia popolazione qua è trasporto, l'unità del trasporto. Allora posso andare a vedere se mi conviene di più. Chiaro che poi il costo da solo non mi dice nulla, devo anche metterci dentro il ricavo e magari anche i volumi. Perché il costo unitario è molto, un guadagno unitario molto più forte, ma ho poche unità, alla fine il guadagno complessivo. Però posso fare questa analisi: mi conviene di più lavorare nei feriali o nei festivi? Mi conviene di più lavorare a corto raggio o a lungo raggio? Se poi ho accesso ai dati, guadagno più io o i miei colleghi? Adesso poi bisogna capire se il sistema mi permette di filtrare e vedere quell'analogo indicatore per i colleghi. Di giorno o di notte? In città o fuori città? Sono tutti attributi del viaggio, noti, sono tutti, tra l'altro sono tutte cose che abbiamo nel modello concettuale. Quindi c'è un sistema furbo che mi fa filtrare questo indicatore, dice il valore complessivo è questo, lo vuoi diviso per data, per giorno, per mese, per lunghezza, e allora me lo ricalcola tante volte, ciascuna usando sempre la stessa formula ma su un sottoinsieme diverso di trasporti. Allora questo mi permette di fare dei ragionamenti, delle simulazioni, poi in fin dei conti delle strategie. Allora mi conviene di più fare così, che non sono strategie ottimali per il sistema, per il guidatore. Qui stiamo facendo gli interessi del guidatore, come fa lui a guadagnare di più lavorando di meno, ad esempio. Ok? Allora, io vista l'ora magari farei una pausa prima di aggredire un altro indicatore. Magari cerchiamo di andarlo a cercare nella zona di servizio. Quindi tanto per rovinarvi l'intervallo, provate un po' a fare il guidatore, a pensare cosa è più importante per voi nel servizio.